Mario Modica è arrivato primo. Sei fortissimo, dopo tantissimo non è mai venuto. È venuto e ha vinto. E cosa fu? Con cosa hai vinto? Con un bellissimo pendulum budget. Perché? Perché sei povero. Perché non giochi Mythical Beast. E chi hai battuto? Ho battuto uno Spiral, ho battuto un Tudraco, un Thunder Dragon e un ultimo mazzo che è... Cos'era? Ma non hai beccato lo Sky Strike? Spiral, era Spiral. Era Spiral, sì, giusto. Perché era Rosario. Giusto, Rosario, giusto. Facci vedere questo bellissimo mazzo. Allora, ho giocato, vabbè, standard tra di loro e di loro, non puoi giocare di più. Come Magician, Harmonizing, tre di questi. C'è chi ne gioca due, però con tre mi trovo meglio perché loro sono scala alta e ce ne sono poche scale alte nel mazzo, quindi hai bisogno di giocare tre. Poi tre Wisdom, al posto dei Mythical Beast ho giocato loro, fortissimi. Una special gratis, se sotto essenza è un 2-2, quindi non è manco male. Poi come livelli 6 ho giocato 3 Crono, è uno di loro, è uno di lui, fortissimi questi qua, tranne quando rimuovo questo, quando sera ne pesco 2. Poi 2 off, 3 sono troppi ovviamente, target di Harmonizing. Come bellissima tech ho giocato 3 Comungus al posto dell'Entrap, perché in questo local sono fortissimi, perché sono forti contro Beata, The Dragon, True Dragon, insomma contro tutto, e sono livelli 7, quindi mi è capitato di pendolarli e farci Xyz, il Lord Dice per fare Vortex. Come magia tripla pot, ovviamente nel pendulum è la carta più forte. Poi 2 reliquari e una Foolish. 3 sono troppi, secondo me così è perfetto, non ne vedi troppe neanche troppe poche. Poi 2 call perché una sola non mi piaceva. E 2 call by the grave. Non ho giocato duelli Stallions perché con pot mi trovavo meglio così. Poi come extra ho giocato Electrum, questo fortissimo, vabbè questo standard. Poi ho giocato come rank 4 Dark, lui e lui. Lui lo fai quando stati e lui quando devi chiudere, fortissimo questo qua, chiudo un sacco di game. Appena mi prendo questo qua. Come rank 4 generici loro 4. Cioè Cowboy mi ha fatto chiudere tipo un game. È stato fortissimo, come sempre. Exciter non l'ho mai calato, come sempre, non lo calo mai. Dweller OP. Però l'abbiamo. Però l'abbiamo in caso di emergenza. Ok, poi ho giocato Norito, e lui come rank 6 e 7, standard. E poi come livelli 8 lui, non gioco Omega perché non mi piace, non gioco Gamma quindi non ho bisogno. Lui che farà il Jake troppe volte. Ma fusione lui, ovviamente. Side. Ho giocato Red Denko, fortissimo contro l'Altergeist, mi ha fatto vincere ovviamente. Tu Drago, idem, troppo forti. Come unica entrap ho giocato 3 Droll, perché non ho le Ash, però giocate Ash in permanence se le avete. In questo local non sono male, evitano gli effetti K, c'è qualche Spiral, quindi diciamo che non è male. Poi 2 Mind Control e ora i Jackie. Questo dovrebbe essere il terzo, perché contro Thunder Dragon è una carta troppo OP, questa è gravissima. La puoi sfidare anche contro BA o con mazzi, comunque quando parti secondo è sempre forte questa carta, ci fai link, diciamo, non è male. Contro Draco e contro Spiral questa carta che non si è data da millenni, fortissima, cioè blocchi tutto, letteralmente la puoi chainare. Penso che sia una delle carte più forti per andare primo, perché contro tu Draco non esiste nulla per andare primo. Twin Twister, ma così. Red Reboot sempre per Altergeist e per Draco. Fortissima, ha fatto vincere il game 2 volte contro Altergeist. Niente da dire. Fantastico, chi vogliamo salutare? Rosario, Lanzino, Claudio e Greco che sono nel mio team. Eternum Team. Questo non lo sapevamo. Questo adesso lo sapete. Lo sapremo. Bravissimo. Ciao ragazzi.